Il cortile dei Gentili è una denominazione con un forte valore simbolico. Essa richiama quello spazio dell'antico Tempio di Gerusalemme nel quale tutti potevano entrare, giudei e non giudei, circoncisi e incirconcisi, membri o no del popolo eletto, persone educate alla legge e persone che non lo erano. Uno spazio che tutti potevano attraversare e nel quale potevano permanere, senza distinzioni di cultura, lingua o professione religiosa, un luogo di incontro e di diversità. L'iniziativa nasce da un'intuizione di Papa Benedetto XVI che in un discorso alla Curia Romana nel 2009 disse che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di cortile dei Gentili, perché al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea. Più di recente Papa Francesco ha sottolineato il valore del dialogo anche con quanti, non riconoscendosi parte di alcuna tradizione religiosa, cercano sinceramente la verità, la bontà e la bellezza. Oggi questa iniziativa, come già accaduto in altre occasioni, si svolge all'interno di un'istituzione laica, qual è un'università. Questo non deve sorprendere. Il dialogo e il confronto sono parte naturale e costitutiva delle università. Una grande università laica non teme dunque il confronto, anche quando esso richiama, sebbene in modo non esclusivo, la religione e il tema di Dio. Abbiamo dedicato l'edizione catanese del Cortile a un grande tema dell'umanità, quello della luce. Il Cortile dei Gentili inizia quindi questo pomeriggio con il dialogo tra due personalità che sono certo sapranno rappresentare la complessità del tema e la sua ricchezza e articolazione nello spazio tra queste due declinazioni, il cardinale Ravasi e Carlo Rovelli, professore di fisica teorica all'Università di Marsiglia, che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito e che in diverse sue opere ha avuto modo di rappresentare anche al grande pubblico il suo punto di vista sulla scienza, sul suo ruolo e anche sul suo rapporto con la religione. Per questa edizione del Cortile dei Gentili abbiamo voluto valorizzare un luogo simbolo dell'identità e della storia della nostra città, il complesso dei Benedettini, riportandolo alla sua funzionalità unitaria originale. Ringrazio infine tutti voi che con la vostra presenza gratificate oggi il nostro impegno, soprattutto la nostra volontà di rendere l'università sempre più un luogo di confronto e discussione, non soltanto accademica, ma aperta a tutti coloro che hanno voglia di interrogarsi, di conoscere e di capire. Mi piace dunque concludere con un'altra citazione di Umberto Eco. Il ruolo dell'università è ancora fondamentale, soprattutto in un mondo che diventa sempre più virtuale. Le università sono fra i pochi luoghi in cui le persone si incontrano ancora faccia a faccia, in cui giovani e studiosi possono capire quanto il progresso del sapere abbia bisogno di identità umane reali e non virtuali. Grazie. Ricordava prima il magnifico rettore che il tema di oggi è la luce. Ma prima di iniziare, lei, professore, voleva dire qualche cosa per introdurre, diciamo, questa nostra serata, questo pomeriggio. Prego. Ma solo... è acceso? Mi sentite? Solo due parole per non parlare solo della luce, per non cominciare subito a parlare della luce, per dire anche come mi sento, perché mi sento un po' fuori casa e anche un po' imbarazzato, lo dico subito. Io vengo da un mondo molto diverso, evidentemente siamo in una chiesa, sono vicino a un principe della chiesa, mi permette, a un moderatore cattolicissimo, se mi permette, pure vedo prelati in prima fila, non è il mio mondo, non è assolutamente il mio mondo. Io vivo in un mondo che è in gran parte ateo e per me è stata una sorpresa bella, che mi ha stupito questo invito
a parlare con Gianfranco Ravasi è stato un grande piacere, un po' l'ho accettato per vanità, perché siamo tutti vanitosi, un po' per sincera curiosità di cercare un dialogo, di dirsi qualcosa, e sono stupito perché in effetti i miei pregiudizi nei confronti della Chiesa Cattolica evidentemente sono sbagliati, c'è molto più voglia di parlare e di sentire quello che c'è all'esterno. Io sono ateo e vengo in quanto tale qui a parlare con infinito rispetto, evidentemente, come penso sia necessario, con chi vede il mondo in maniera diversa da me, ma anche a presentare il mondo come lo vedo io, e penso questo è il senso di questo invito. Allora io volevo cominciare, se mi permette, con, siccome in Italia non è facile dire sono ateo, perché la parola viene subito caricata di un peso, col dire perché sono ateo, e ho pensato di dirlo leggendo una mezza paginetta che ho scritto un po' di tempo fa, è brevissima se mi permette, è questa, quando questa domanda mi è stata posta da molte persone, io ho detto pubblicamente che quello che penso, molte persone mi hanno chiesto perché non credo in Dio, e questa è la mia risposta, se mi dà 2 minuti la leggo. Perché sono ateo? Recentemente diversi amici mi hanno chiesto perché non credo in Dio. Ecco la mia risposta. A me non piacciono quelli che si comportano bene per paura di finire all'inferno. Preferisco quelli che si comportano bene perché amano comportarsi bene. A me non piacciono quelli che sono buoni per piacere di Dio, per piacere a Dio. Preferisco quelli che sono buoni perché sono buoni. Non mi piace rispettare i miei simili perché sono figli di Dio. Mi piace rispettarli perché sono esseri che sentono e che soffrono. Non mi piace chi si dedica al prossimo e coltiva la giustizia pensando in questo modo di piacere a Dio. Mi piace chi si dedica al prossimo perché sente amore e compassione per la gente. A me non piace sentirmi in comunione con un gruppo di persone stando zitto dentro una chiesa ascoltando una funzione. Mi piace sentirmi in comunione con un gruppo di persone guardando i miei amici negli occhi, parlando con loro, guardando il loro sorriso. Non mi piace emozionarmi davanti alla natura perché Dio l'ha creata così bella. Mi piace emozionarmi perché è così bella. A me non piace consolarmi della morte pensando che Dio mi accoglierà. Mi piace guardare in faccia la limitatezza della nostra vita e imparare a sorridere con affetto a sorella morte. Non mi piace chiudermi nel silenzio e pregare Dio, mi piace chiudermi nel silenzio e ascoltare le profondità infinite del silenzio. Non mi piace ringraziare Dio. Mi piace svegliarmi il mattino, guardare il mare, ringraziare il vento, le onde, il cielo, il profumo delle piante, la vita che mi fa vivere, il sole che si alza. A me non piacciono quelli che mi spiegano che il mondo l'ha creato Dio, perché penso che non lo sappia nessuno di noi da dove viene il mondo. Penso che chi dice di saperlo si illude. Preferisco guardare in faccia il mistero, sentirne l'emozione tremenda, piuttosto che cercare di spegnerla con delle favole. A me non piacciono coloro che credono in Dio e sanno dove sta la verità, perché penso che in realtà siano ignoranti quanto me. Penso che il mondo è per noi ancora uno sterminato mistero. A me non piacciono quelli che conoscono le risposte, mi piacciono di più quelli che le risposte le cercano e dicono non lo so. Mi piace parlare agli amici, provare a consolarli se soffrono. Mi piace parlare alle piante, dare loro da bere se hanno sete. Mi piace amare, mi piace guardare il cielo in silenzio. Mi piacciono le stelle, mi piacciono infinitamente le stelle. Non mi piace chi si rifugia nelle braccia di una religione quando è sperso, quando soffre. Preferisco chi accetta il vento della vita e sa che gli uccelli dell'aria hanno il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il suo capo. E siccome vorrei essere simile alle persone che mi piacciono e non a quelli che non mi piacciono, non credo in Dio.